c'è una responsabilità forte del governo italiano in tutta questa vicenda? Non direttamente, c'è una responsabilità adesso nella necessità di convocare anche altri stati europei per affermare la necessità di arrivare a una chiarezza su questo caso. Si tratta di non solo di un cittadino italiano, ma di un cittadino europeo che svolgeva il suo servizio e la sua missione in uno Stato amico. Dunque è la comunità europea intera che deve unirsi allo Stato italiano per chiedere conto di quello che è successo. Quindi credo che sì, lo Stato italiano ha questa responsabilità di convocare l'Europa. Poteva fare di più? Deve fare di più adesso. Ecco, invece per quanto riguarda il governo egiziano c'è una volontà di insabbiare tutta questa vicenda, di depistare? Credo, ma appunto è una questione di rapporti di forza e rapporti di diritto e di dignità, quindi non è una posizione chiusa, è una posizione che può essere forzata, la verità può essere forzata. Possiamo arrivare alla verità, bisogna insistere per volerla.